Sandro Tovalieri, com'è stata e com'è questa vita da centravanti di strada? Beh, è una vita diversa da quella che facevo prima, ma è una vita sempre che mi affascina perché racconto le emozioni della mia vita, non solamente calcistica, ma ho voluto fare questo libro, questa autobiografia per raccontare anche l'uomo che magari il tifoso potenzialmente non conosce, gli rappresenta più il personaggio, il giocatore, quindi ho deciso di fare questa cosa che spero che possa piacere un po' a tutti. E ci sono anche di intitolarlo il Cobra. Dove nasce questo soprannome? Come nasce questo soprannome? Vabbè, il Cobra nasce qui a Bari con dei miei compagni di squadra. In un momento di spogliatoio, ridere, scherzare e trovare dei soprannomi, abbiamo preso degli animali e poi quando è arrivato il mio turno le mie caratteristiche erano da uomo d'area di rigore, quindi molto velenoso, e praticamente è uscito il Cobra, che insomma è il serpente più velenoso. Quanto sei legato alla città di Bari? Beh, sono affezionato, mi vogliono bene, sono stimato. Per me è la stessa cosa, la copertina c'è la maglia del Bari, con tutto rispetto delle altre squadre che ho rappresentato e che mi hanno rappresentato, dove ho lasciato un bellissimo ricordo con tutti. Poi in ogni giocatore c'è quella scintilla in qualche piazza che ti colpisce, che ti dà delle emozioni diverse dalle altre, che ti lasciano un legame che ti porti avanti indelebile per tutta la vita, e dopo 20 anni insomma, ecco, rivieni qua e trovi l'affetto della gente. Chi senti ancora di quel Bari? Se senti qualcuno, ti faccio un nome su tutti, Igor Protti, no? Vabbè, no, con Igor ci sentiamo, l'avevo anche invitato, ma purtroppo adesso è diventato lui un VIP direttore sportivo, e quindi però ci siamo sentiti telefonicamente, gli ho inviato il libro, quindi alla minima occasione insomma ci sarà occasione per incontrarci e stare un po' insieme, quindi ci sentiamo non di frequente ma quando possiamo volentieri. Consigliaci un regalo di Natale? Regalo di Natale, speriamo che il Bari vince col Perugia e col Cagliari, che sarebbe un bel regalo per i tifosi.